Nosce minata letizia odierne, festivitatis escivia, quede beatorum atium tuorum, rotarsi et cervasi, glorificazione procedi, quos ea del fides et passio, vere fecit esse germanos, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Dedicala come la Basilica Romana. Risposi, lo farò se troverò reliquie di Marte. E subito si insinuò l'ardore quasi con presagio. Perché dovrei dilungarmi? Il Signore conceda la grazia. Fra la trepidazione anche del clero, comandai che si scavasse la terra in quel luogo che sta davanti ai cancelli dei Santi Nauro e Felice. Cominciarono ad affiorare i santi martiri, cosicché afferrammo in silenzio l'urna e l'adagiammo nel luogo del Santo Sepolcro. Trovammo due uomini di grande statura, come era proprio di quel tempo antico. Tutte le ossa erano integre e vi era molto sangue. Per quasi due giorni vi fu un gran concorso di popolo. Disponemmo in ordine i corpi e verso sera li trasportarono nella Basilica di Fausta. Nella notte si svegliò e furono imposte le mani per l'ordinazione sacerdotale. Nel giorno seguente li trasportarono nella Basilica detta Ambrosiana. Durante il percorso un cieco fu guarito. Questo fu il mio discorso al popolo. Fratelli, ci siamo liberati con un peso non piccolo di vergogna. Avevamo dei padroni e non lo sapevamo. Troviamo questo unico motivo di superiorità sui nostri padri. Noi abbiamo acquistato quella conoscenza dei santi martiri che essi perdettero. Vengono estratti da un ammibile e ignobile sepolcro, reliquie nobili. Vengono posti in luce i trofei. Il sepolcro è marcio di sangue, appaiono i segni del sangue trionfale, furono trovati incolate delle truppe al loro posto e in ordine, il capo staccato dalle spalle. Alcuni vecchi vanno dicendo di aver un tempo udito il nome di questi martiri e di averne lette le iscrizioni. La città che rapì i martiri altrui aveva perduto i propri. Ciò è un dono di Dio, ma non posso negare la grazia che Gesù Cristo concesse nel tempo del mio sacerdozio. Non posso essere martire, gli ho donato questi martiri. Queste vittime trionfali vengono deposte nel luogo dove Cristo è vittima. Ma egli è morto per tutti e sopra l'altare. I martiri che furono redenti dalla passione di lui sotto l'altare. Deponiamo dunque le sante reliquie, portiamo il timore degno e celebriamo tutto il giorno con fedele devozione. Lode e gloria al Signore nostro Gesù Cristo che regna nei secoli. Amen.